Sono ancora visibili le macchie di sangue sul marciapiede dell'ex Palazzo Standa, dove lo scorso sabato si è consumata una violenta rissa. Ritorna così ad accendersi la tensione a Campo di Marte, uno degli angoli più caldi della città. Io ho paura perché per via del non esco mai la sera. Nella rissa un uomo trentenne nigeriano era stato ferito ad un polso con un'arma da taglio, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dopo le cure del caso è stato giudicato guaribile in una decina di giorni, ma intanto nel quartiere, troppo spesso al centro della cronaca locale per episodi di degrado e microcriminalità, cresce l'allarme. Non è molto tranquillo, insomma, poi non troviamo mai parcheggi qui vicini, quindi non è una zona tranquillissima, no? Si ha paura? Sì, poi sì, la sera quando si va a chiudere, sì. Sembra brutto dirlo, ma è diventato routine. Cioè, ora quello perché è stata una cosa eclatante, vista da tutti, ma ci sono state tantissime altre cose, magari anche qua dietro le poste, non viste, magari non dette, che ormai è routine. Adesso sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per ricostruire l'intera vicenda. Gli inquirenti stanno cercando di acquisire quanti più elementi utili per risalire all'identità delle persone coinvolte nello scontro. Ad affrontarsi sarebbe stato infatti un numero piuttosto ampio di uomini. Sicuramente denota che nella zona, particolarmente tra l'altro localizzata in un punto specifico, c'è una realtà che va monitorata, vigilata, al di là di quello che è normale presidio del territorio. Dai residenti infine una richiesta unanime: più controlli. È tanto che lo diciamo, però io vedo che si fa più caso a, diciamo, ai parcheggi, si fa più caso a fare le multe là dove forse conviene di più e meno si guarda alla sicurezza. Oggi siamo arrivati con uno spirito molto sportivo, diciamo l'obiettivo non era vincere ma divertirsi, soprattutto imparare a fare bene questo, il massaggio cardiaco, che è una cosa importantissima e fondamentale. Poi dopo è venuto anche il premio, tanto meglio. Santo spirito vince anche il saracino del cuore. Dopo i successi in Piazza Grande, il quartiere della Colombina ha infatti trionfato anche nella sfida di massaggio cardiaco. Sono vittorie che a chiunque vanno fanno bene uguale, insomma. Poi fa piacere aver vinto, avere un defibrillatore che verrà, insomma, che il quartiere deciderà come meglio crede utilizzare. Però insomma sono quelle iniziative dove veramente c'è poco agonismo, no? Dove si vince un po' tutti, sono quelle cose che fanno bene alla città, quindi qui non c'era bagarre, dai, diciamo così. Al Teatro Vasariano, la fase finale della terza edizione del progetto, la Colombina si è conquistata così un defibrillatore che andrà ad allargare la già ampia rete di strumenti salvavita a disposizione della città. Con oggi andiamo a fare la terza edizione del Saracino del Cuore, un'edizione partita per caso 2-3 anni fa, siamo già al terzo anno in cui andremo a formare con oggi 200 tra giostratori, membri dei vari gruppi e tutto lo staff che chiaramente partecipa ad un evento molto importante per la città, che mette insieme tutta la città stessa. Grazie alla sinergia di privati, cittadini che hanno regalato il defibrillatore, la scuola, l'Istituto Margheritone e tutti coloro che hanno voluto garantire la buona riuscita di questo evento, oggi siamo a formare 200 tra giostratori, membri dei vari gruppi e quartieristi, ma soprattutto andiamo a donare 6 defibrillatori ad una comunità che è veramente molto sensibile alla cardioprotezione. Il lupo è un antenato del cane domestico. E quindi cacciava in branco. Ogni branco è guidato dalla coppia alfa, dal maschio capobranco e la femmina alfa. Dal lupo ai fenicotteri, dalle lepri alle istrici, passando per linci, aironi e cinghiali. Studio il cinghiale e il cervo. Hai studiato molto allora? Sì, ora stiamo studiando ancora. Così si può scoprire la mostra permanente della fauna selvatica che si trova nel palazzo della provincia di Arezzo, guidati da ciceroni speciali. Si tratta del progetto Mettiamoci in Mostra. Gli animali ovviamente attraggono sempre i ragazzi e quindi questo è un progetto nato appunto per incuriosire i nostri ragazzi, quindi, ma soprattutto per dargli alcune competenze, e le competenze qui vengono acquisite con lo studio e l'approfondimento degli animali, ma soprattutto con il momento di socializzazione nell'accogliere i turisti che vengono a vedere questo splendido museo, dove ogni ragazzo ha un suo compito, partendo dall'accoglienza fino alla spiegazione degli animali che scelgono. È bello accogliere le persone che vengono a vedere questo bellissimo museo? Sì.
Ti diverti? Sì. Abbiamo 7 ragazzi che partecipano a rotazione, stamattina li abbiamo quasi tutti e vengono molto volentieri e soprattutto si impegnano a studiare e ci tengono a fare bella figura con il turista. Più serenità, più lavoro e più serenità. C'è chi conferma di essere stato buono, chi chiede di far diventare la nipote più educata, chi si promette amore eterno e chi azzarda a chiedere un bonifico alla moglie perché gli compri la moto nuova. Sotto l'albero, nella casa di Babbo Natale ad Arezzo, tutto può davvero accadere e sognare non costa nulla. Fai che questo virus sparisca, eccetera, e invece oggi si vede proprio i bambini che richiedono il fratellino piuttosto che il giocattolo, piuttosto che si vede proprio che è cambiata, ecco, questa paura che c'era gli anni passati non c'è più, per fortuna. Il più bel messaggio però è quello di un bimbo che chiede la pace tra Russia e Ucraina e chissà che Santa Claus non riesca a fare davvero il miracolo. Ma questo, come il Papa che si è messo a piangere davanti a queste distruzioni molto molto forti, anch'io mi sono emozionato e dico sempre che la pace è la più bella cosa al mondo. Auguri, ciao, ciao, ci vediamo il 24 a sera, ci vediamo, ciao, voglio bene. Al tempo, con tanto di grandinata, non ferma l'esercito dei visitatori della città del Natale in questo lungo ponte dell'Immacolata ad Arezzo, che ha fatto registrare arrivi di turisti come non mai. Molto bello il pianista con la ballerina, interessante. Cariglion vivente. È vero, vero, molto bello. A quale città arrivate? Pisa. Toscana. Sì, comunque sempre in zona. La cosa che vi è piaciuta di più? Quello della Lego. Ah, ok, la mostra. Sì, la più bella secondo me. Sono arrivati da tutta Italia e sul fronte dell'accoglienza la nostra città e la Toscana segna un bel pareggio con la Romagna. Rimini, sì. Che ne pensate della Toscana? Veramente bello, è la prima volta che siamo venuti qua, ci siamo divertiti tanto con la nostra scuola di ballo di in danza e siamo stati veramente veramente bene, ci siamo divertiti, stupendo, paesaggi, sapori, davvero davvero tanto bello. Sul fronte dell'accoglienza Toscana-Romagna chi vince? Beh, diciamo che possiamo fare un pari merito oggi. Molto bene, c'è molta gente, noi qua ci divertiamo, i bambini sono bellissimi, sono affettuosi, quindi è una bella cosa. La principessa l'ha trovato il suo principe? No, io sono una principessa indipendente. Quello che dico a tutti, qualcuno mi chiede se Babbo Natale è mio marito, ovviamente rispondo di no. Una principessa moderna e indipendente? Sì, sì, molto moderna, anche perché dicono che sono Elsa, ma sono Mora, quindi sono molto moderna. Il presepe vivente nell'antico borgo di Oliveto, nel comune di Civitella in Valdichiana. Gli appuntamenti sono il 18 e il 26 dicembre, dalle 15:30 alle 19:00.
incredibile sconfitta in casa per l'Arezzo contro il Tau Alto Pascio. Dopo aver disputato un buon primo tempo chiuso sull'1-0 con due occasioni clamorose per il 2-0 sprecate soli davanti al portiere avversario, gli uomini di Indiani si addormentano nella ripresa e subiscono il pareggio e il sorpasso degli ospiti. Vanificata così la bella vittoria di Piancastagnaio. Adesso la vetta è di nuovo a 5 punti di distanza. Paolo Indiani non nasconde il suo disappunto. Sì, sì, è così. Noi siamo primi a... Io non l'avrei ipotizzato, io ero convintissimo che andavamo a dritto e che il campo mi aveva dimostrato anche questo, perché insomma il primo tempo dovevi chiudere largo, purtroppo non lo chiudi, alla prima occasione degli altri subisci gol. Evidentemente non siamo capaci di dare continuità. Eravamo stati bravi le prime 6 giornate e poi non ce l'abbiamo fatta più. Lavoreremo per vedere di invertire questo trend ancora. Non possiamo fare altro. Eravamo stati bravi anche nel primo tempo. Tra l'altro due occasioni davvero clamorose, soli davanti al portiere. Poteva arrivare il 3-0 addirittura, invece insomma stiamo commentando la sconfitta. Il calcio è questo. Se quando sei superiore non concretizzi... Ma credo sia una costante, purtroppo lo dicevamo anche ieri, no? Purtroppo se non concretizzi e poi ti succede anche di fare degli errori grossi, perché loro hanno mandato là due palle, insomma, cioè due palle leggibilissime, se fai anche degli errori così dietro, completi la frittata. Non esiste che anche oggi 9 angoli, mi sembra, 9 angoli, non hai fatto una deviazione, ma mai. Molto probabilmente sta diventando anche psicologico. Poi è chiaro, quando non concretizziamo nel primo tempo, entri nello spogliatoio invece che essere contento perché sta vincendo, sei rammaricato perché non l'hai già chiusa la gara, capisci? Anche questo è. Che questo poi condiziona il secondo tempo. Gli altri la prima palla ti mettono dentro, ti pareggiano, non te, ma avevi già creato presupposti per fare il secondo. Sto parlando anche nel secondo tempo stesso. Di 15 squadre ne manca 2, io... La Sifia mi dice la Pianese è più forte di noi, ha 5 punti più, però ecco, io se delle 15 squadre abbiamo affrontato dovessi dire quella arriva prima di noi, non lo direi. Il campionato ancora è lungo, c'è 19? Mi sembra, no? 17 più 2, c'è 19 partite sono tante. È chiaro che se te non migliori la capacità realizzativa non ci sta niente. Se la migliori sempre sta tutto. Andrea Settebrini, al termine di questa partita davvero incredibile, una partita che soprattutto non ci aspettavamo. No, neanche noi, pensavamo, per come anche l'avevamo messa, visto a volte... Pensavamo che era difficile far gol a queste squadre all'inizio, così abbiamo sbloccata e paradossalmente abbiamo fatto peggio, quindi non so cosa su come dobbiamo lavorare, perché tecnicamente possiamo anche dimostrarlo, ma in questo campionato non basta essere bellini. Ecco, il secondo tempo c'è stato veramente un blackout, soprattutto dopo il gol del loro pareggio. Sì, hai detto bene, non sapevamo, prendiamo gol, eravamo spaesati. Non so, dobbiamo metterci lì e lavorare. Sotto, come ho detto prima, secondo me più sulla testa, perché questa squadra ha le potenzialità per far bene, ma a volte secondo me non le esprime. Comunque è una partita che deve finire 1-0. È inutile provare a giocare ovviamente a fare il 2 e il 3, ma il gol non lo devi prendere, è inutile girarci intorno, perché può finire anche 1-0 la partita, non è che devono finire per forza 3-4-0. Questo è quanto. Senti, è un periodo in cui la squadra non riesce a trovare continuità, no? Il mister l'aveva invocata dopo la partita di Piancastagnaio. C'è una spiegazione che ti senti di dare, Andrea? No, in realtà no. Abbiamo battuto su questo punto. Evidentemente abbiamo qualcosa che ci manca sotto questo punto di vista. Ovviamente con questi alti e bassi facciamo si fa fatica arrivare avanti, nel senso avanti. Poi arrivare, ma... Se per vincere il campionato ci vuole continuità. Se fai una calda e una fredda non lo vinci, purtroppo. Quindi più che dobbiamo lavorare sulla testa, secondo me.
Al termine di una partita molto combattuta, l'Amen Scuola Basket riesce a strappare i due punti alla Palestra Balducci di Pontassieve, tornando al successo in campionato dopo due sconfitte consecutive. Partono bene gli Amaranto, che non vogliono far prendere fiducia alla squadra di casa, che però reagisce al 4-0 a Retino con un controparziale di 9-0. Poi è Rossi che guida l'Amen a riportarsi in parità in un quarto equilibrato che si chiude sul 21-10 per Arezzo. Non cambia la trama della gara nel secondo parziale, fino a che i ragazzi di coach Evangelisti non riescono a limitare uno scatenato Chini, convertendo con ottime giocate di squadra quanto di buono fatto in difesa. A metà partita la SBA si trova così sul 47-37, ma il rientro dagli spogliatoi è traumatico per l'Amen. La partita procede poi su binari dell'equilibrio, con la SBA che ha il merito di tenere, anche se di poco, la testa avanti. Prima della terza sirena, un canestro di Tabellone da 8 metri di Morandi vale il minimo vantaggio di Arezzo, 62-61. L'ultima frazione inizia sprombattuto per Valdisieve, che cerca di scappare via. L'Amen ha il grande merito di rimanere concentrata e recuperare punto su punto. Rossi e Fornara puniscono poi la difesa avversaria per un altro strappo amaranto. Bartolozzi accorcia con una tripla, ma in difesa l'Amen sale di tono e non concede spazi agli avversari. Il ruggito del capitano Castelli con una tripla vale il più 8, che indirizza la gara a favore della SBA. La partita termina 83-74 per un combattivo quintetto amaranto. Purtroppo saranno però da valutare dallo staff sanitario nei prossimi giorni le condizioni di Provenzal, uscito dolorante dalla gara. Nel prossimo turno, ultimo del 2022, l'Amen sarà impegnata ancora in trasferta sul campo della capolista Manetti, Castel Fiorentino, domenica 18 dicembre.